In vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, il presidente della Lega, Luigi Deramo, ha ribadito che chi ha tradito il partito di Salvini non può essere candidato nel centrodestra e lo ha sottolineato stamani a Chieti nel corso della presentazione ufficiale della candidatura di Mario Colantonio, capogruppo in comune. Presente tra gli altri anche il parlamentare Alberto Bagnai. Abbiamo assunto una posizione che credo sia la posizione non della Lega ma la posizione degli abruzzesi. Chi ha avuto l'onore, anche l'onere, di ricoprire per quasi un intero mandato il ruolo di assessore all'interno della giunta regionale non può pensare di abbandonare un partito gli ultimi 100 metri per aderirne ad un altro. È un discorso di correttezza, di coerenza, di onestà, di mantenimento del patto con gli elettori, ma anche del patto con il partito, perché mentre un consigliere regionale viene eletto dagli elettori, un assessore è indicato dal partito, quindi è evidente che ha commesso, chi lo ha fatto, un atto di non coerenza, di tradimento nei confronti degli elettori e nei confronti del partito stesso. Io credo che il centrodestra non si possa caricare la responsabilità di farsi accusare dall'opinione pubblica di tenere al proprio interno e quindi all'interno della coalizione persone che sono abituate a tradire. Il candidato Mario Colantonio ha aggiunto infine: beh, per me è un traguardo che mi onora e premia il lavoro che ho sempre fatto in modo, penso, anche con una visibilità da parte dei cittadini di Chieti che mi hanno sempre rinnovato la loro fiducia per ben 4 volte sulla città di Chieti. Le precedenti 2 volte sono state elette in un altro comune sotto i 15.000 abitanti, però anche quello mi è servito di esperienza. Ne ho fatto tesoro e oggi sono qui con la maturità politica che serve.